Amici di Manfrotonia TV, benvenuti a questo undicesimo appuntamento con il punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io in solitaria e nel quale ovviamente parleremo di sport a partire dal calcio a 11, poi calcio a 5, basket e infine volley maschile e femminile. Intanto io devo ringraziarvi per il gran successo della puntata della scorsa settimana, circa 2500 le visualizzazioni, a testimonianza del fatto che evidentemente questa trasmissione coglie nel segno, ma i veri protagonisti siete ovviamente voi che mi seguite e a cui spero di fornire sempre dei validi contributi sportivi. Entriamo subito nel merito di questa puntata e parliamo ovviamente di calcio a 11. Prima di parlare della partita che il Manfrotonia Calcio 1932 ha disputato ieri in trasferta contro il Capurso e sentire poi i contributi che mi sono stati rilasciati sia dall'allenatore Luigi Agnelli che dal presidente il dottor Raffaele Pia Denitis, parlo un po' della partita che il Manfrotonia Calcio ha disputato giovedì in recupero contro il Noicattaro Calcio, partita che si è conclusa per una vittoria per 2-1 nei confronti del Noicattaro. Una partita difficile, quella disputata dal Manfrotonia Calcio 1932 a fronte di un Noicattaro, ed è bene evidenziarlo, che si è notevolmente rinforzata durante la campagna rafforzamenti che si apre ovviamente dal 2 dicembre di ogni anno, avendo acquisito le prestazioni sportive di calciatori con qualità tecniche davvero interessanti. Per fare alcuni nomi, la Nave e lo stesso Armenise, ma vi sono anche altri calciatori che il Noicattaro non ha potuto disputare. Una partita giocata in qualche modo sottotono dal Manfrotonia Calcio 1932, evidentemente le tossine che il Manfrotonia Calcio ha accumulato durante la partita giocata contro lo United Sly appena 4 giorni prima allo stadio Miramare, che il Manfrotonia ha vinto per 1-0, si sono fatte sentire. Una formazione in qualche modo anche rivoluzionata da mister Agnelli, ha dato spazio anche ad altri giocatori che avevano meno minutaggio nelle gambe, ma l'importante era vincere, così è accaduto. Quella vittoria ci ha consentito di portarci a 3 punti in vantaggio in classifica rispetto allo United Sly. Quindi grandi complimenti alla squadra per questo percorso davvero formidabile, strepitoso del Manfrotonia Calcio 1932, che ha vinto tutte le partite sinora disputate ad eccezione dell'unico pareggio in quel di Ginosa per 1-1. Chapeau al Manfrotonia Calcio 1932. Ci sta però che si possa capitare una giornata non certamente brillante come è stata quella con il Noicattaro, ma alla fine dei conti ciò che conta è che il Manfrotonia comunque sia abbia ottenuto una importantissima vittoria. Un po' di polemiche al termine della partita con il Noicattaro, che si è verificato che due attaccanti, in primis Matteo Santoro, già in settimana dopo la partita con lo Sly, abbia comunicato alla società di lasciare, e infatti ha firmato per il Lucera Calcio. Peraltro Matteo Santoro è andato anche in gol nella partita che Lucera Calcio ha disputato ieri ed è stato importante la segnatura della rete da parte di Matteo Santoro. Ma la notizia importante, oltre chiaramente all'abbandono da parte di Matteo Santoro, questo torero, questo attaccante molto legato alla maglia del Manfrotonia Calcio, è stato anche l'abbandono e quindi la decisione da parte di Cristiano Brizio di interrompere il rapporto calcistico con la società Manfrotonia Calcio 1932. Un fulmine a ciel sereno. E perché si è giunti a questa decisione? Per quanto concerne Matteo Santoro, evidentemente il bomber aveva voglia di essere più utilizzato, rappresentava la società di voler essere più utilizzato rispetto alla passata stagione, di poter giocare degli scampoli di partita, certamente non da titolare ma nella seconda frazione di gioco. Ebbene, evidentemente non è stato accontentato in queste sue richieste, quindi ritenendosi ancora in grado di poter dare apporti significativi in qualità di attaccante, ha deciso di interrompere il rapporto e passare
a Lucera. Per quanto concerne Cristian Albrizio, la società non ha comunicato il motivo per cui si è interrotto il rapporto, però dai rumors sembrerebbe che Cristian Albrizio non abbia sostenuto, uso il condizionale, la pressione psicologica che in qualche modo si era concentrata sulla propria persona, poiché sovente accadeva, specie nelle partite casalinghe, che fosse destinatario di fischi da parte di alcuni sostenitori del Manfredonia Calcio allocati nella tribuna. Ebbene, questi hanno in qualche modo costituito un problema psicologico per il calciatore non abituato ad essere oggetto di critiche, hanno influito sul suo morale, per cui la decisione da parte di Cristian Albrizio di lasciare il Manfredonia Calcio 1932. Bene, io sono purtroppo, mi dispiace di questa decisione da parte dell'attaccante, ritengo che nel calcio si debbano avere gli onori, ma si debbano anche ricevere i fischi quando magari le prestazioni non sono all'altezza, ma può succedere, non si è sempre in forma. Avrei preferito che in qualche modo Albrizio stringesse i denti, mostrasse più carattere e dimostrasse quelle che sono le sue vere qualità di bomber e di attaccante di categoria. Però questo non è accaduto e noi facciamo ovviamente a Cristian Albrizio un augurio per la sua, per il suo futuro e per la sua carriera. Detto questo, iniziamo intanto a leggere i risultati della 15ª giornata del campionato di promozione Girone A. Allora, Football Club Capurso, Manfredonia Calcio 1932 0-2, Castellaneta Calcio 1962 Borgorosso Molfetta 1-1, Donuva Calcio 1971 Real City 0-3, Noi Cattaro Calcio Canosa 0-2, Norba Conversano Arset Labor Gottalie 1-1, Nuova Spinazzola Sporting Apricina 5-2, United Sly Vigor Britritto 1-0, Ginosa Rinascita Rutinaliese 1-1, per una classifica che vede al primo posto il Manfredonia Calcio 1932, poi a quota 43 lo Sly a quota 40, Vigor Britritto 34, Real City 27, Borgorosso Molfetta 23, Ginosa 22, Canosa 21, Castellaneta Calcio 1962 19, Nuova Spinazzola 19, Ars et Labor Grottaglie 19, a pari punti a 17, Norba Conversano Rinascita Rutignanese, Noi Cattaro Calcio 15 punti, Donuva Calcio 1971 11 punti, Sporting Apricena 9, Football Club Capurso 0. Ecco, questa è la classifica del campionato regionale di promozione Girone A, quindi un Manfredonia che acquisisce 3 punti in più rispetto allo Sly. Ieri si sperava che in effetti il Britritto potesse fermare lo Sly sul pareggio o quantomeno vincere contro lo Sly, così non è stato, avremmo ulteriormente allungato la nostra distanza sullo Sly. Detto questo, il Manfredonia ieri ha conseguito un'importante vittoria in trasferta contro il Capurso, fanalino di coda a 0 punti, una partita certamente non semplice per il Manfredonia Calcio 1932, poiché il gioco del Manfredonia è stato fortemente condizionato dalle non perfette condizioni del terreno di gioco in erba su cui si è disputato questo incontro. Due reti, una al primo tempo e una al secondo tempo, hanno chiuso ogni velleità e quindi risultato ampiamente meritato da parte del Manfredonia Calcio 1932, dicevo, gara condizionata non soltanto dal terreno di gioco ma anche dal forte vento presente che ha condizionato non poco le traiettorie del pallone. I giocatori hanno rischiato anche di infortunarsi, i rimbalzi erano irregolari, c'è stata la possibilità di infortunarsi con distorsioni alla caviglia, infatti Stoppiello quando è entrato nel secondo tempo ha avuto anche qualche problematica. Dicevo, il Manfredonia ha ben gestito questa partita, se solo consideriamo che eravamo spuntati in attacco, tra virgolette spuntati, ci mancava Cristian Albrizio, ci mancava Matteo Santoro, però il mister ha dovuto fare di necessità virtù, ha spostato al centro dell'attacco Grumo, autore peraltro di una rete, quella del secondo tempo, Grumo che va in gol per la seconda volta, quindi un attaccante di spessore, un attaccante importante per il Manfredonia Calcio 1932. Ebbene, sentiamoci l'intervista che mi è stata rilasciata da mister Agnelli al termine della gara. Mister Luigi Agnelli, si è appena conclusa FC Capurso contro Manfredonia Calcio 1932, un secco 2-0 del Manfredonia. Due reti, una al primo tempo sul calcio di rigore e l'altra al secondo tempo segnata da Francesco Grumo, che va in gol dopo il Noi Cattaro per la seconda volta. Ecco, mister, una partita
diciamo, su un campo difficile, un campo dove davvero il Manfredonia ha avuto fatica ad impostare regolarmente l'azione di gioco, un campo, ovviamente mi riferisco alla tenuta dell'erba, degli avvallamenti, non era facile controllare il pallone e giocare su questo campo di gioco innanzitutto, poi parliamo dell'aspetto tecnico. Sì, beh, il terreno di gioco era molto insidioso e lo sapevamo, infatti per fare il nostro tipo di calcio c'era molto più difficile. Nonostante tutto abbiamo creato molte azioni che ci hanno permesso di arrivare in porta anche con triangolazioni nello stretto, nonostante il campo non sia il nostro più favorevole, e questo fa capire che comunque la mentalità c'è sempre e andrà sempre avanti. E questa partita può essere definita minimo sforzo, massimo risultato, perché bisogna anche applicare i principi di economia. Questa è una partita ovviamente che il Manfredonia disputa dopo due consecutive, quella difficile con lo United Sly e quella ancora difficile contro il Neicatro, quindi oggi interessava semplicemente vincere e il Manfredonia Calcio vi è riuscito meritatamente. Sì, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita anche con un degno avversario, avevamo di fronte una squadra che comunque non voleva giustamente perdere e ci ha messo il massimo per poter metterci in difficoltà. Noi comunque abbiamo creato belle azioni individuali e anche di squadra, siamo andati in conclusione tre volte, di cui due parate, ottime parate da parte del portiere, e questo fa capire che comunque la squadra avversaria c'era in campo e noi comunque, nonostante il campo insidioso, abbiamo prodotto quello che era il nostro dettame calcistico. Ecco mister, l'ultima domanda, l'organico di cui lei dispone è importante, cosa ha provato, diciamo, per la prima volta a vedersi privare di due elementi in attacco, due attaccanti centrali, uno Albrizio e l'altro Santoro, cioè è una situazione un po' anomala, un po' strana. Vabbè, sì, sicuramente abbiamo avuto questa defezione di entrambi i giocatori. Di conseguenza abbiamo fatto di necessità in virtù, perché come tu ben sai il miglior attaccante è lo spazio, quindi abbiamo utilizzato lo spazio come nostro attaccante prioritario, siamo andati in conclusione quattro volte di cui un gol e un altro abbiamo creato un'azione da rigore, quindi il che fa capire che il miglior attaccante è sempre lo spazio, oppure in base alle partite che bisogna andare a effettuare la qualità è quella che ci premia ogni volta. Grazie mille mister. Grazie a te. Soddisfatto il presidente De Nittis al termine della gara, peraltro è la prima volta che il presidente gioca una gara del campionato di promozione, e è sceso in campo infatti nella seconda frazione di gioco e ha dato il suo apporto. Il presidente voglio dire che ha rappresentato che non era certamente facile giocare sul terreno di gioco del Capurso, un presidente che a quanto pare, a cui ho chiesto se la società fosse sul mercato per colmare il gap che si è venuto a creare con le partenze di Santoro e di Albrizio, ebbene la società si sta guardando intorno, certamente non è affatto semplice oggi trovare degli attaccanti importanti, degli attaccanti che siano in grado di dare un apporto significativo al fronte offensivo del Manfredonia Calcio 1932, siamo nel mercato di riparazione, quindi tante le squadre che si guardano intorno. Per il presidente la squadra ha già un organico importante anche oggi, ma certamente non starà a guardare, probabilmente verrà aggregato alla squadra un esterno di attacco, un certo eletto classe 2000 provenienza Mattinata, non ancora è stato ufficializzato dalla squadra, si sta allenando. Spero che il presidente riesca veramente a regalare ai tifosi del Manfredonia Calcio 1932, soprattutto a mister Agnelli, una forte punta che possa dare quel suo contributo nel proseguo del campionato. Ricordiamolo che il Manfredonia dovrà affrontare delle trasferte insidiose nella seconda parte del campionato. In primis quella di domenica prossima alle ore 11 a Molfetta, al Poli Molfetta, contro il Borgorosso Molfetta, squadra che ha costretto lo Sly al pareggio, quindi una squadra molto ostica, l'abbiamo in qualche modo sperimentato la scorsa stagione, allora quando abbiamo pareggiato per 2-2 al 43esimo del secondo tempo il Molfetta ha pareggiato i conti con il Manfredonia, e quel pareggio, poi anche quello del Modugno ovviamente, sono stati determinati per la mancata vittoria finale del campionato
da parte del Manfredonia Calcio 1932. Dicevo, un proseguo di campionato difficile, affronteremo tante gare in trasferta, il Vigor Betito, il Real City, lo Slai, lo stesso Borgo Rosso Molfette, quindi è necessario più che mai che la squadra venga rinforzata. Servirebbero ulteriori elementi in questa rosa, essendo la panchina un po' troppo corta, a mio avviso, ma anche ad avviso di tanti tifosi del Manfredonia Calcio 1932, che sui social hanno esortato il presidente a rinforzare la rosa. Ma sentiamo le dichiarazioni che mi sono state rilasciate a fine gara dal presidente del Manfredonia Calcio, il dottor Raffaele Pio De Nittis. Presidente Raffaele De Nittis, 3 vittorie su 3, una settimana terribile, iniziata con la brillante vittoria contro lo Slai, poi il giovedì contro il Necattro, abbiamo chiuso in bellezza contro l'FC Capurso, 2-0, risultato ineccepibile, una buona prestazione da parte del Manfredonia Calcio 1932, se solo consideriamo tutte le tessine accumulate ed anche il campo pessimo del Capurso. Sì, come hai detto tu, un campo pessimo, un campo dove giocare palla a terra è risultato davvero difficile per i ragazzi. A ciò si è aggiunto anche il vento sfavorevole nel primo tempo e quindi siamo andati un pochettino in difficoltà a entrare, diciamo, nella loro area piccola. Fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla con una prodezza di Trotta che ha agganciato una palla in area di rigore e un giocatore del Capurso l'ha toccata nettamente di mano e l'abbiamo sbloccata sul rigore. Ma oltre a questo abbiamo avuto tante altre occasioni buone da gol, limpide e cristalline, soprattutto nel secondo tempo. È entrato soltanto il secondo gol di Grumo, va bene così lo stesso. Ecco Presidente, una vittoria importante questa, anche se consideriamo che in settimana ci sono state delle vicende particolari per la società. Oggi il mister si è reinventato il fronte offensivo, però ha dimostrato che comunque cambiando le pedine il risultato comunque è arrivato. Ha spostato Grumo centrale d'attacco, hai giocato anche tu uno spezzone della partita, hai subito un bruttissimo fallo, hai determinato l'espulsione dell'altro giocatore. Abbiamo affrontato un Capurso che, a differenza di quello che si era sentito fino a questo momento del campionato, dove le aveva perse tutte in effetti e aveva iniziato a giocare contro il Canosa, oggi si è impegnato contro il Manfredonia Calcio 1932. Sì, Capurso si è impegnato, poi probabilmente su questo campo sicuramente è anche più abituato a giocare. So che credo che sia arrivato anche qualche nuovo innesto al Capurso, almeno così mi dicevano, ma comunque una buona squadra, quella vista oggi. Sì, vicende particolarmente rilevanti, sì, c'è stato qualcosa, sono andati via 2 giocatori, 2 attaccanti peraltro, Santoro e Cristian Albrizio. Ci sono stati contestualmente alcuni innesti nuovi che presenteremo la prossima settimana. Siamo ancora attivi sul mercato, ma ritengo che comunque la nostra rosa sia una rosa ampia, composta in special modo da under che non vedono l'ora di dimostrare il loro valore in campo. E su questo siamo d'accordo. Giusto per concludere, Presidente, lei esclude categoricamente o c'è la possibilità che queste 2 defezioni, tra virgolette, possano essere reintegrate da attaccanti o almeno da un attaccante di sicuro valore tecnico, insomma? Giusto perché la piazza di Manfredonia è una piazza molto esigente. Sì, come dicevo prima, confermo che arriverà un altro attaccante la prossima settimana e siamo, ripeto, guardinghi sul mercato per prenderle un'altra ancora, però chiaramente diciamo ciò che offre il mercato a dicembre non è granché. E prima di prendere, insomma, un altro attaccante, un altro calciatore, comunque deve essere più talentuoso di quelli che abbiamo oggi. E i nostri sono davvero talentuosi, i nostri ragazzi. Sono perfettamente d'accordo, ma questo glielo dico, Presidente, perché quasi certamente, anche se il Manfredonia non dovesse vincere, ma io spero che vinca il campionato, entrambe, lo Slai e il Manfredonia, approderebbero quasi certamente nel campionato regionale di eccellenza. Ma io vorrei, Presidente, glielo chiedo, di vincerlo il campionato, perché è importante che il nome De Nittis e anche il nome del mister che ha guidato questa squadra entrino chiaramente nella storia del Manfredonia Calcio come vincitori di un campionato e non come ripescati. Sì, questo è sicuramente sarebbe un motivo d'orgoglio importante per me, chiaramente per il mister, ma anche per i ragazzi che si cucirebbero addosso un salto diretto di categoria. Ripeto, vincere il campionato al primo posto sarebbe una cosa fantastica, ma per poterlo fare c'è bisogno di tanta determinazione,
tanta ferocia in campo, chiaramente calcisticamente parlando, e i ragazzi ritengo che lo stiano dimostrando alla grande. Grazie mille, Presidente. Grazie a voi, grazie. È il momento della SIM Manfredonia Calcio A5, società che milita nel campionato nazionale di A2, come tutti quanti sapete, e a parlare della partita che la SIM ha disputato sabato alle ore 16 alla Pala Scaloria contro la prima della classe, il Futsal Melilli, c'è qui con me, mi fa compagnia, il dottor Luigi Esposto, peraltro presidente onorario della SIM Manfredonia Calcio A5. Una partita che la SIM avrebbe ampiamente meritato di vincere, è una vittoria che in effetti è sfuggita negli ultimi 13 secondi per una decisione assolutamente inaccettabile da parte del primo arbitro di questa partita, che ha assunto una decisione dalla quale poi è scaturito purtroppo il terzo gol da parte del Futsal Melilli, e quindi poi la partita si è conclusa su un 3-3. Tanto amaro in bocca per la SIM, che aveva disputato un'ottima partita, era stata una partita equilibrata, ma la vittoria era a portata di mano. Beh, nessuno si aspettava in effetti che ci potesse essere una interpretazione completamente errata da parte del direttore di gara, e alla fine chiaramente c'è stato tantissimo nervosismo, e siamo qui a parlare con il dottor Luigi Esposto. Ciao dottore. Buongiorno a voi e a tutti i teleradioascoltatori. Ecco, roventi sono state le tue dichiarazioni, non hai potuto purtroppo esimerti dal farle al termine di quella gara, anche perché la società ha effettuato degli ingenti investimenti per consentire alla squadra di disputare per la prima volta un campionato nazionale di A2. Vi sono costi ingenti per le trasferte, per sostenere gli ingaggi chiaramente dei calciatori che fanno parte di questa rosa. Ci si impegna tantissimo sul campo, dove dovrebbero essere conseguite regolarmente le vittorie. Poi cosa accade? Accade un errore arbitrale inaccettabile, per certi versi si può sbagliare, ma in quel caso mi è sembrata esserci un po' di malafede da parte del direttore di gara. Sì, ascolta, a me non piace fare del vittimismo perché non ho mai parlato degli arbitri finora e mai mi sarei aspettato, anche a freddo, di continuare a pensare a quello che è successo sabato pomeriggio. Io non voglio credere nella malafede, altrimenti non sarei qui nella veste che occupo. Io credo che si tratti di inadeguatezza al ruolo che uno viene chiamato a svolgere. Sabato, come anche 2 sabati fa, avevamo di fronte le capoliste, rispettivamente il Rogit, una calabrese, e sabato il Melilli, una siciliana. Ebbene, nonostante la presenza di commissari di campo, commissari degli arbitri, 3 arbitri, perché ne sono 3 a calcetto, c'è cioè il cronometrista e 2 arbitri effettivamente, c'è stata una decisione, e non solo purtroppo quella, perché si sta focalizzando io ho visto un attimo i commenti delle ultime 48 ore, troppo l'attenzione su quell'episodio avvenuto nei 13 secondi finali, che è vero, ha contribuito in maniera decisiva a quello che è stato il pareggio della nostra squadra. Però Antonio, tu sei stato un arbitro. Nell'intera gestione della gara, quella persona, perché è giusto chiamarla persona perché lui merita il rispetto come persona, non lo merita come arbitro, perché ha dimostrato di non essere all'altezza della situazione. Infatti io più volte nella mia intervista gli chiedo per favore di cambiare lavoro, perché rispetto a quello che tu dici, sacrifici e tutto il resto, non si può accettare che venga inviato ad arbitrare un narcisista, dove per narcisista si intende una persona che, anziché cercare di far passare la sua presenza in maniera equipollente, cerca in tutti i modi di interagire in positivo e negativo sulla squadra. E quindi è stata nell'intera gestione che lui, nelle decisioni importanti, ha preso la posizione a favore della squadra più forte. È successo nel caso del rigore del primo tempo su Bota, chiaramente di fronte al portiere, non aveva nessuno avanti, che viene stracciato da dietro e lui vede l'angolo. È successo nel secondo tempo, che doveva fermare l'azione quando Ganzetti piangeva dolorante. È successo prima dell'evento di cui abbiamo tanto parlato, di cui parliamo ancora oggi, rispetto ad una chiara spinta da fallo da rigore a favore nostro, non vista. È successo
nei 13 secondi finali, quando sembrava chiaramente che si stesse cercando qualcosa. Ha cacciato il nostro direttore sportivo perché aveva protestato rispetto a un mancato fair play. Noi nel primo tempo, beh, certo, abbiamo come panchina chiesto e fatto allontanare volutamente la palla in quanto c'era un loro calciatore fuori dal rettangolo di gioco. Fair play vuole che l'avversario, resosi conto che il calciatore nelle immediatezze non si alza, si butti la palla fuori. Al contrario, questo non accade. L'arbitro a quel punto deve fermare il gioco. Non è successo. E allora io ripeto la frase che ci siamo detti a microfoni spenti. Noi non ci dobbiamo lamentare se quando andiamo al nord veniamo etichettati, apostrofati in maniera offensiva. Lo dico perché si sta tanto parlando male in questi giorni, in tutti i telegiornali, del film di Checco Zalone. Io non sono il tipo che devo prendere parte di Checco Zalone, faccio lo psichiatra e tanto mi basta. Però Checco Zalone ci guadagna dei soldi a prendere in giro l'omofobia e il razzismo. Io no. Io dico che non si può accettare che anche i dirigenti, perché noi dobbiamo aiutare anche gli arbitri, ed è successo sia con la Calabrese che con la Siciliana, il direttore sportivo, non un ignorante qualsiasi, dica vicino ad un altro tesserato che stava soltanto invitarlo ad evitare di affacciarsi alla balaustra e di gridare all'arbitro, perché noi siamo comunque responsabili della sicurezza quando giriamo in casa, quando vieni in Sicilia ti ammazzo. Ecco, questo sabato scorso, sono dichiarazioni molto quando gravi. Quando vieni in Calabria ti taglio la testa. Allora, scusate, i commissari di campo cosa ci stanno a fare? Tu hai fatto l'arbitro. Succede una questione in campo, dici noi non siamo addetti a questo, ma alla sicurezza. Che cosa ti metti a fare vicino agli spogliatoi? Cosa pensi di guardare, di sentire? Antonio, questa è la prima analisi che voglio fare. Perché non si può accettare di essere minacciati in casa cercando di, ecco, suggestionare anche psicologicamente l'altro. Perché poi mi metto anche nei panni di uno che ha la personalità così e quindi subisce questi chiari, diciamo, atteggiamenti di entrare in campo, la panchina sempre alzata, la protesta continua. Un arbitro che non ha personalità e esperienza va in confusione. Ecco perché chiedevo, ho tirato in ballo la tua esperienza. È il mio lavoro. Prima o poi questo ci casca. Ci casca nel momento in cui, negli episodi culmine, continua a prendere decisioni le sbagliate. Decisioni nei confronti a favore della squadra più forte. E decisioni sbagliate. È successo. Poi, nel caso specifico di quello che è successo sabato, io sono molto molto deluso e rammaricato, ecco, perché gli arbitri, e sono tre, non uno, non possono non aiutarsi, l'arbitro era vicino, era un fallo al contrario, ma si sa che in quel caso, quando c'è una palla che non è nemmeno contesa, io l'ho vista e l'ho rivista sabato notte almeno 50 volte, avrebbe fischiato fallo a favore della squadra di casa, perché è stato Dani Aguilera che ha subito il fallo, non il contrario. Addirittura passano 10 secondi prima che lui caccia il secondo giallo, assolutamente inesistente. Quindi ci penalizza due volte, a quel punto la squadra avversaria si muove in 5, noi rimaniamo in 3 e subiamo il terzo gol. Esattamente. Io la chiamo una beffa. Quindi se le altre volte abbiamo parlato di inesperienza, di cattiva gestione del risultato, eccetera, 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 adesso, con i sacrifici che abbiamo fatto, abbiamo preso altri due stranieri dal River Plate, non l'abbiamo preso dal Macchia, con tutto il rispetto per il Macchia, o da altre squadre limitrofe, perché noi se dovevamo rinforzare questa squadra, che in tutti i giorni di andata se l'è giocata alla pari, noi abbiamo giocato alla pari contro squadre che occupano la vetta della classifica, che sono il Rutigliano, il Cassano di Alemão, Alemão finalista, grandissimo giocatore, Real Rogit, Melilli, ce le siamo giocate alla pari, lottando fino all'ultimo secondo e vedendoci veramente rubati all'ultimo secondo, sportivamente in quel caso, ieri no, rispetto a degli strafalcioni di un individuo che, vestendosi da protagonista, incide nella gara. Ecco, ecco Presidente, le immagini che la regia sta mostrando in questo momento, proprio in relazione a quell'episodio clou che avrebbe condizionato l'esito finale della partita, una spinta subita da Dani Aguilera che era in corsa, scambiata per un fallo di mano dello stesso attaccante, probabilmente non so cosa vi abbia poi detto l'arbitro. Ecco, la domanda è questa: avete chiesto spiegazioni al commissario, all'osservatore arbitrale o all'arbitro? Come ha giustificato l'assunzione di quella decisione e poi conseguentemente anche del provvedimento disciplinare? Allora, lui l'ha giustificato dicendo che era fallo, senza entrare nel metodo. Sicuramente ha detto che non era fallo di mano. Era un fallo con giocatore, fallo di movimento. Di movimento. Magari eccesso di fuga, ecco, se vogliamo entrare nel tecnico.
Il mister ha protestato animatamente anche agli altri giocatori e lui è rimasto fermo nella sua convinzione. Anche a fine gara ci sono state molte proteste. Il commissario degli arbitri, credo che non possa denigrarlo e offendere, addirittura hanno chiesto di essere scortati, ma non ce ne sarebbe stato bisogno perché noi siamo molto più civili loro. Un pubblico molto e lo abbiamo sempre dimostrato, il pubblico e i dirigenti, perché il pubblico è andato via immediatamente, noi dirigenti siamo stati fino all'ultimo secondo e io sono stato personalmente chiamato nello spogliatoio del Melilli ad assistere lo stesso giocatore di cui stavo parlando prima, che era caduto e si era fatto male il braccio perché aveva un collasso da dolore, quindi un riflesso vagale, e l'ho praticamente supportato come mio dovere farlo, anche se il termine della gara era finito, per circa 10 minuti. E ho fatto presente al presidente della squadra avversaria, che cercava di scusarsi rispetto alla presenza di questo pseudo direttore sportivo, che aveva chiaramente sentito, aveva apostrofato il nostro Matteo Pacini, che ha 20 anni di calcio a 5, che cercava soltanto di calmarlo rispetto a quelle proteste vicino alla balaustra in quel modo. E diceva sì, c'è sempre la persona. Ho detto no, tu con quest'uomo non puoi viaggiare, perché questa è una persona di quelli che istiga alla violenza, perché se il nostro pubblico, anziché lasciare l'idiota da solo, risponde, noi passiamo dalla parte del torto e quello si trasforma in una guerriglia, cosa che noi non vogliamo. Il commissario di campo, che ci ha fatto la figura di chi ha visto ma non ha fatto niente o non ha sentito e quindi non poteva fare niente, perché posto, secondo me, Antonio, e su questo voglio anche il tuo supporto, cosa ci sta a fare vicino agli spogliatoi un commissario di campo? Cosa pensa di vedere? Lui dovrebbe vedere ciò che accade sugli spalti e rispetto a quella che è la sicurezza che noi dobbiamo garantire. Se tu ti metti nel nostro palazzetto vicino a quella porta degli spogliatoi, cosa pensi di vedere? E perché poi dopo quell'episodio sei andato a mettere vicino alla porta? Vuol dire che hai sbagliato prima o dopo? Quindi vuol dire che tu non sai fare il tuo lavoro. Allora tu sei un avvocato e faccio il medico, se io sbaglio il mio lavoro che cosa ci sta a fare? Ci sono le immagini registrate che io mando in federazione che dimostrano che il commissario di campo, dopo che lo pseudo dirigente sportivo della squadra avversaria fa quell'episodio, si sposta e si va a mettere lì dove doveva stare dall'inizio, perché io ho fatto anche calcio a 11 e so che il commissario di gara deve stare attento soprattutto negli spogliatoi quando le squadre salgono, affinché nessuno venga minacciato o aggredito. Tutto si svolge e successivamente rispetto a guardare la tribuna negli spettatori e in tutti i dirigenti tesserati affinché non accada nulla. La sua posizione vicino a quella porta, che cosa serve? Perché noi di questo dobbiamo parlare. Se uno si posiziona male, anche a volte il secondo arbitro che fischia falli del primo e viceversa, secondo me ne viene meno quella che dovrebbe essere un buon senso. Non è che uno può vedere meglio dell'altro, perché ad esempio nel caso del fallo di Bota, del rigore presunto, sia il primo che il secondo arbitro sono assolutamente liberi rispetto alla visione. Ma non è che qui ci vuole la VAR. Qui bisogna capire cosa hai visto, perché Bota, anziché tirare in porta, visto che non aveva nessuno, dovrebbe auto scalciarsi e cadere a terra. Per fare che cosa? Ecco, questa evidenza anche una mancata collaborazione tra i due arbitri in campo. Compreso il cronometrista. Compreso il cronometrista. Perché sono tre. E poi a cosa serve chiedere la scorta? La scorta rispetto a cosa? Questa è poi la beffa che io mi sento di denunciare, ecco, a tutti i livelli. La scorta rispetto dove a che? Probabilmente la società potrebbe andare incontro anche a delle sanzioni, una multa. Speriamo di no, sarebbe la beffa, un danno anche la beffa. Ma io rispetto alla multa non credo che non ci debba essere, perché secondo me ci sarà sicuro, perché poi alla fine loro sanno cadere in piedi. Quindi dovranno per forza scrivere che rispetto ad un'efficacia devono dimostrare qualcosa, perché devono cadere in piedi. Antonio, questa della classe arbitrale sta diventando una sorta di casta. Io proteggo a te, tu proteggi a me, perché il commissario di campo, fino a quel momento, non era per niente stato preso in considerazione. Dopodiché, alla fine della partita, gli arbitri, come sempre, si sono chiusi nel loro spogliatoio e hanno fatto la parte loro, con tutte le nostre offerte di frutta e verdura, che non erano avvelenate, erano fresche, e sono stati tranquilli, sono stati lasciati tranquilli. Quindi il ricorso alla multa, alle sanzioni disciplinari di cui parliamo, sono sempre in ambito sportivo. Lì ci vorrebbe qualcuno che dovrebbe chiedere l'acquisizione delle immagini, e ci sono, e soprattutto rispetto all'intervento delle forze dell'ordine, constatare l'oggettività, altrimenti ci sarebbe il procuratore allarme, l'istigazione e l'abuso di potere.
Ecco, adesso la curiosità sarebbe accertare cosa abbia scritto nella propria relazione. Bene, certamente, benissimo, cosa abbia scritto nella relazione l'osservatore arbitrale che era presente sugli spalti e come abbia considerato quella decisione che è stata in qualche modo determinante ai fini del risultato finale. Vedremo se l'arbitro Seminara continuerà a uscire regolarmente oppure osserverà un turno di stop. Un turno di stop perché si esce ogni 15 giorni, un turno viene fermato. Io mi auguro che l'arbitro Seminara, e questo non lo auguro perché... No, te lo dico per esperienza, un turno di stop... Ma lui non deve arbitrare proprio qui in Serie A, o almeno non deve venire più a Manfredonia. Perché lui è già venuto due volte a arbitrare l'Under 21, e tu non lo sai, perché poi a mente fredda si esaminano delle cose, come dei flashback, no? Lui è venuto a arbitrare Manfredonia e c'è stato il settimo fallo e non ha fatto cacciare il tiro libero. Quindi Caro Antonio, Seminara, Manfredonia è già conosciuto. Ah, ecco. Perché questo che fa? Il sabato magari aveva arbitrato a Biceglio o a Barletta, la domenica li fanno arbitrare l'Under 21 per arrotondare. Qua non dobbiamo arrotondare niente. Qua dobbiamo pensare se una persona deve arbitrare solo l'Under 19 o Under 21, come si voglia chiamare, o si è in grado di arbitrare in Serie A2. Perché una persona che non è capace di essere all'altezza in Under 21 e aveva fatto queste cose, non può arbitrare due partite in 15 ore. Antonio, perché noi come categoria di dipendenti statali non possiamo lavorare più di 11 ore, sappiamo la tensione che c'è durante una gara. Quindi una persona che evidentemente non sopporta lo stress, la tensione, io non sto dicendo che si deve andare a curare, non lo direi, non mi permetterei mai, perché ho rispetto dei pazienti, non di lui. Perché il suo rispetto sportivo non c'è. Credo però che la federazione lo debba fermare per un bel po' e debba fargli rivedere quello che ha combinato, perché le immagini sono a livello nazionale, abbiamo avuto anche, e di questo ringrazio tutti, la solidarietà di tutti presidenti e direttori sportivi e calciatori a livello nazionale, perché Andrea Ganzetti, che ha fatto solo la finale Supercoppa Europea italiana, ha postato sul suo profilo Facebook tutto l'accaduto. E avendo 5.000 amici, ha smobilitato l'attenzione dei mass media nazionali. Beh, è una situazione eclatante, insomma, non c'è tanto. E quindi dopo questa situazione eclatante, io non dico che a questo venga decapitato, ma almeno che sportivamente venga fermato. Ha comunque portato ad una riflessione seria. Ma più che una riflessione, io chiedo che tanto lui vada da un esorcista di quelli seri e vada a riflettere, magari in qualche montagna, perché lui non può rovinare lo sport. Questa è, è un po' per voler sdrammatizzare, ma voler porre attenzione rispetto a chi, evidenziamolo, rispetto a chi comunque è amareggiato, ma non devono più accadere, perché l'obiettivo di questa intervista, l'obiettivo di queste chiacchierate che ci facciamo deve essere quella che magari di fronte a platee così importanti, perché parliamo della Serie A, non dei campionati parrocchiali, con tutto il rispetto per loro, devono esserci persone all'altezza. Quindi se è giusto far giocare dei calcettisti di caratura internazionale, è giusto anche avere a disposizione degli arbitri professionisti. Benissimo. Questo è il mio appello. Ecco, Presidente, lei prima ha anticipato l'arrivo di due calcettisti importanti provenienza River Plate, non li si è potuti ancora schierare in campo a causa di alcune problematiche relative al tesseramento. Aspetta la SIM un girone di ritorno di fuoco, perché affronteremo tutte le squadre importanti fuori casa. Lei ritiene che questi calcettisti potranno certamente dare un supporto alla squadra nell'affrontare il girone di ritorno in tranquillità e comunque per cercare di salvare la categoria, che è l'obiettivo principale della società? Allora, io sono ottimista. Avevamo due punti deboli, li abbiamo colmati. Abbiamo quindi, diciamo, assecondato i desideri sportivi di mister Monsignori. Abbiamo preso un centrale e un pivot puri di livello internazionale. Dopodiché sappiamo che lo sport presuppone che le partite si debbano prima giocare. Poi posso fare una riflessione. Non credo, e voi siete venuti, a differenza di altri che parlano e scrivono, ma in realtà le partite non le vengono manco a vedere, perché credo che non si possa fare giornalismo sulla carta. Lo sport è spettacolo, lo sport si vive, poi si parla, si può criticare, si può commentare, ma se uno non vede una partita non può parlare. Beh, certamente. Ecco, bravo. Se la deve inventare. Speriamo. No, perché c'era qualche giornalista di qualche tempo fa che passava dal campo sportivo e chiedeva come giocavi, ma però bene, facevo gli articoli. Non ricordo, 40 anni fa. Ecco. Dopo 40 anni, nel periodo del mass media,
dei network di Facebook, della cibernetica, no? Della dipendenza, c'è gente che ancora chiede come è andata la partita, e questo è grave, perché noi dobbiamo fare informazione. Per fare informazione bisogna stare sul punto, sul pezzo, bisogna stare sul posto. Allora, quello che ti stavo dicendo appunto è che noi ci auguriamo in tutti i modi che si corra ai ripari e soprattutto si gestiscano meglio le partite quando siamo in vantaggio, perché adesso spostiamo l'attenzione su quello che è stato l'arbitraggio di sabato, ma noi crediamo che nell'arco di tutto il girone ce la siamo giocata alla pari con tutte le squadre, dalla prima all'ultima, e abbiamo perso dei punti importantissimi quando eravamo in netto vantaggio rispetto agli avversari, quindi ci è mancata quell'inesperienza e quel pizzico di personalità che caratterizza quelle squadre maliziose che negli ultimi minuti devono imparare a gestire il possesso palla anziché buttare le palle in tribuna. Se noi in questo mese lavoriamo solo su questo, considerato che dobbiamo fare 4 trasferte, che sono Cassano, Rutigliano, Barletta, Cefalù e Cefalù, noi superiamo, perché la prova del 9 l'avremo fuori casa. Noi riprendiamo a giocare in casa alla quinta di campionato. Ecco, ultima domanda per chiudere. Per la prima volta sabato la società ha consentito l'ingresso gratuito e si è visto poi sugli spalti tanto sostegno da parte dei tanti spettatori alla Simma Fadone Calcio 5. Questa iniziativa sarà continuata o si tornerà a pagare? Io mi auguro, insomma, che la SIM nel proseguo consenta più volte o quasi sempre a tutti gli spettatori di accedere gratuitamente. No, questa proposta l'ho fatta io agli altri soci che hanno accettato e li ringrazio, nel senso che volevo togliermi lo sfizio di capire se il calcio a 5 era o non era annoverato tra quegli sport che meritano un'attenzione degna di questo nome. Il problema economico effettivamente c'è in una città in cui effettivamente si lavora poco, c'è il sabato che è un giorno lavorativo, però c'è gente che ha acquistato l'abbonamento e va tutelata. Certo. Questo è stato soltanto un esperimento a fine campionato in un contesto natalizio in cui sicuramente tanta gente non sarebbe potuta venire. Diciamo una partita forza sim. La risposta è no, quella forza sim avrebbe significato far pagare tutti. Esatto. Abbiamo capito che il problema economico esiste, perché questo sport evidentemente è seguito. Evidentemente chi non ci dà attenzione, e qui faccio un appello, non una denuncia, un appello: a Palazzetto manca riscaldamento. Io ieri ho fatto il medico all'Under 21. 4 ragazzi si sono sentiti male perché hanno avuto dei colpi di freddo. Gli infortuni diventeranno sempre più importanti, perché non ci si può allenare alle 7, alle 8 di sera in quella ghiacciaia che è situata in periferia, tutti lo sappiamo. Noi abbiamo regolarmente versato, per chi non lo sapesse, una somma richiestaci dal comune. C'è qualcuno che gestisce queste cose e ci deve dare subito una risposta, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di potersi allenare come quelli del basket in un ambiente consono, e i ragazzi dell'Under 21, quindi delle squadre minori, non possono giocare a temperature di 5-6 gradi, altrimenti prima o poi qualcuno ci rischia la pelle. Dopodiché, dai giorni di ritorno, ti preannuncio che si tornerà al vecchio biglietto simbolico di 5 euro con entrata gratuita per bambini e donne, per fare in modo che chi ha pagato l'abbonamento venga preservato. È uno sport e come tutti gli spettacoli hanno un costo elevato. Quello che noi chiediamo è soltanto un contributo, non è un biglietto. Come a San Severo si paga per vedere il basket in serie A2, io credo che sia giusto che a Manfredonia si paghi un contributo per vedere la SIM Manfredonia Calcio a 5, che merita il campionato di Serie A2. Benissimo, benissimo. Allora noi non ci resta che ringraziare Grazie. Il dottor presidente onorario della SIM Manfredonia Calcio a 5, Luigi Esposto. Invito tutti quanti ovviamente a frequentare la Pala Scaloria nelle gare che la SIM disputerà fino al termine del campionato, perché è importante più che mai che la SIM conservi la Serie A2 nazionale. Il punto ha a cuore anche ovviamente le prestazioni dei giovani che praticano il calcio a 11 e di particolar modo del settore giovanile.
La Juniores ha battuto lo Sporting Apricena per 5-0 ed è sempre prima in classifica. Importante vittoria in trasferta da parte dei giovanissimi regionali di Mister Grasso, che hanno abbattuto l'Apricena per 3-1, mentre l'Accademia ha pareggiato in casa contro la ostica squadra del San Giovanni Rotondo, la coriacea squadra, per 3-3. Quindi risultati positivi per il settore giovanile, linfa vitale poi per la prima squadra, poiché è da lì che dovrebbero essere creati i campioni che poi approderanno nel tempo o nella prima squadra oppure avranno certamente un futuro roseo anche in altre squadre, e noi ovviamente ce lo auguriamo. Passiamo a parlare di Serie D, ci occupiamo anche del Foggia Calcio e del Cerignola, società che militano nella nostra capitanata. Il Foggia Calcio ha sbancato, è riuscito a battere il Francavilla Insini per 1-0 con un calcio di rigore realizzato da Cittadella, che ha sostituito in qualche modo il capitano Gentile assente nella esecuzione dei calci di rigore. Tante polemiche in questa partita, poiché a detta dei cronisti, ho letto un po' le cronache sui social, il Francavilla Insini sarebbe stato in qualche modo penalizzato dalla direzione arbitrale, in quanto che non sarebbe stato concesso a Francavilla Insini un calcio di rigore al 47esimo del secondo tempo, poiché su colpo di testa dell'attaccante della Francavilla il pallone sarebbe stato letteralmente stoppato di mano dal difensore del Foggia Calcio. Incappa in un pareggio in trasferta il Cerignola per 2-2 contro il Taranto. Taranto che era stato sotto di due gol segnati da Rodriguez e Sansone nella prima frazione di gioco, poi il Taranto ha raccolto un po' le idee, un Taranto in caduta libera, un Taranto che in questa settimana il presidente Giove ha letteralmente riformato sotto il profilo della dirigenza e degli acquisti, sta cercando di risalire la china, avrebbe evidenziato che il campionato non si è ancora concluso, vi sono tante partite per recuperare. Un Taranto che era sotto di due gol e poi nella seconda frazione di gioco è riuscito a segnare due gol e addirittura avrebbe avuto anche la possibilità di vincere contro Cerignola. Un pareggio importante per il Cerignola, distante dalla prima posizione in classifica, occupata dal Foggia Calcio e dal Bitonto a 34 punti in classifica. E noi ovviamente facciamo un grosso in bocca al lupo alle due squadre foggiane. È il momento del basket, la SSD Angel Basket ieri davanti a un nutrito pubblico alla Palascaloria ha ottenuto un'importantissima vittoria contro una delle protagoniste del campionato, almeno avrebbe dovuto esserlo, la Pavimaro Molfetta, che abbiamo battuto l'anno scorso nella finale playoff sulle tre gare. Una partita bellissima quella disputata dalla SSD Angel, sempre in vantaggio in ogni tempo disputato, sia il primo quarto, secondo quarto, terzo quarto e quarto quarto. La partita si è conclusa per 87-76. Grandi protagonisti di questa partita: Malpede, Kralic, lo stesso Kingsley, cioè hanno segnato tantissimi punti, hanno messo letteralmente alle corde la Pavimaro Molfetta. Ero presente sugli spalti del Palascaloria, mi ha impressionato molto positivamente la Angel, anche alla luce delle recenti sconfitte, hanno raccolto il molare, addirittura c'era stata paventata la possibilità che ci fosse l'avvicendamento sulla panchina di coach De Florio, che avrebbe rassegnato le dimissioni. Così non è avvenuto, per fortuna, perché si tratta di un coach vincente. Una grande prova quella della SSD Angel Basket, una vittoria convincente, una fase difensiva molto molto ordinata e attenta quella della Angel, ma anche tanti punti segnati sia da tre ma sotto canestro. Quindi chapeau per la Angel, e che sia veramente la svolta per il proseguo di questo campionato.
Per concludere la nostra trasmissione, il momento del volley, la Webin Volley maschile, squadra che milita nel campionato di Serie D, ha battuto la New Volley Gioia del Colle per 3-7-1 alla Paladante, una buona prestazione da parte del volley maschile, mentre le ragazze del volley che militano nel campionato di prima divisione hanno subito una sconfitta dall'Agrimag Andria per 3-7-0. Siamo arrivati alla conclusione, io vi saluto tutti quanti, vi ringrazio per essere stati sintonizzati su questa diretta Facebook della mia trasmissione, Il Punto, la vostra trasmissione, perché anche voi siete protagonisti del successo di questa trasmissione, e vi invito a seguire la prossima trasmissione del Punto. Ciao a tutti!